Grazie per il suo intervento. Il tuo libro, Gianni, ha tante chiavi di lettura. Antonio ne ha sottolineate diverse, ora a te aiutarci a sottolinearne altre. Raccontaci quello che vuoi del libro. Mi alzo così mi vedi meglio. È una sfida ancora per me. Sono ancora davanti a una sfida. Finora abbiamo parlato di una sfida, nel contesto sociale, come ci ha raccontato questo nato. La sfida delle generazioni che hanno vissuto questi momenti che ci ha raccontato Pizzinato. Adesso discutiamo di una cosa molto più piccola, più intima, più personale. Devo dire che avevo predisposto uno scritto per dire a voi quello che volevo presentare e l'ho buttato via. Lascio da parte quello che ho scritto e dico come mi vengono le cose senza intermezzi dato da tutti. Faccio fatica a parlare, ma so anche che molti di noi qui dentro sanno che io ho dei problemi di salute, sono problemi seri che si chiama una malattia che si chiama Alzheimer, che interviene proprio nelle capacità mnemoniche delle persone. E io ho pensato persino se era giusto che io venissi qui a parlare in questa sala dei miei problemi di salute. Perché dovevo parlare dei problemi di salute? Ne ho parlato proprio nel momento stesso che in questi ultimi mesi, tre anni, mi sono messo in testa di fare comunque qualcosa che mi facesse tenere allenata la mente, anche avendo problemi di Alzheimer. Come fare a guarire dall'Alzheimer? Non ci sono possibilità sul tavolo. La medicina non ha risolto il problema delle persone che sono con problemi di mancanza di memoria e di Alzheimer. E io ho avuto la sfortuna di andare a finire in questo buio che si chiama Alzheimer, anche se lo è solo ancora nelle fasi non dico iniziali ma nemmeno finali, diciamo che sono in una fase intermedia. Se sono ancora qui a parlare, anche se un po' stentatamente, è perché non sono nello stadio finale della malattia. Sono
ancora in uno stadio in cui ho coscienza di me, in cui mi incespico nelle parole, ma comunque sono ancora in una situazione di comprensione della società e dei problemi che si vive la gente attorno a noi. Ma però voi mi direte cosa significa parlare di un mio problema di salute dentro questa platea. Io ho pensato invece che ci si può fare anche in questa situazione dei ragionamenti su come che si può combattere una malattia che è sempre di più una malattia di carattere sociale, una malattia che nasce sempre di più attraverso le fatiche, le disuguaglianze, le tensioni, una malattia che viene procurata in gran parte proprio dal contesto sociale. C'è una malattia che viene dal male di vivere in questa società, e questa malattia si diffonde sempre di più ed è una malattia della società ed è quindi una malattia che va vista, compresa e combattere, perché ci riguarda tutti. Noi viviamo in una società sempre più concorrenziale, in una società dove la gente, come diceva Destinato, non ha diritto. Basta guardarci attorno, c'è un impoverimento generale, c'è poco da dire. La modernità, noi stiamo andando indietro sul piano umano, sul piano personale, sul piano sociale. Io non volevo, non intendo fare un giudizio generale, però credo che sia così, che questa società abbia delle basi sbagliate. Io lo sto vivendo personalmente e ho scoperto che questa malattia viene fuori dal contesto sociale, dalle proprie tensioni, È una malattia della modernità, che è una modernità sbagliata, che farà procurare guai nelle persone, soprattutto andando avanti nel tempo. Ma abbandonando un ragionamento di tipo generale, che cosa voglio dire io di più, un po' più intimo, un po' più concreto? Io, come tanti, mi sono accorto che stavo cominciando a dimenticarmi le cose. Mi sono accorto che certe cose che avevo davanti a me, sempre senza problemi, invece non le ricordavo più. Ho cominciato ad accorgermi che non conoscevo più i nomi
delle persone vicino a me, e questo mi sta succedendo ancora. Mi sono accorto che quando cerco di parlare in fretta non ci riesco e viene fuori invece un ingrabugliamento delle parole. È una forzatura che non aiuta. È un problema, quindi. Io sono, si dice, la medicina dice che questa malattia ha tre fasi, una minima, una media e una in cui non si è più in grado di ragionare. Io sono ancora tra la fase media, non quella minima, quella media. Non sono ancora quella in cui non si è più in grado di ragionare. Ma la paura c'è. E la paura c'è per tutti. Qual è la malattia? Qual è la soluzione? Certo, io prima ho parlato che i problemi nascono da questioni più generali di malessere sociale, ma abbandonando questo tipo di ragionamento possiamo anche entrare in un ragionamento più concreto, più vicino, più intimo, per poter dire che, e chiedersi come mai sempre più gente, sempre più persone, sempre più ammalati ci sono tra noi, e io sono uno di quelli, si trovano a non ricordarlo. Perché troppi si trovano a non riconoscere il vicino di casa? Perché ce ne sono sempre di più, io sono uno di quelli, che farfuglio come sto farfugliando adesso. Perché sono sempre di più le persone che hanno fenomeni di incontrollabilità? Questo succede perché c'è dietro una malattia che produce questi fenomeni. Insomma. Io sono uno di quelli. Però sono uno di quelli che dice, e sto facendo, che non bisogna vergognarsi. Perché troppi di quelli che si ammalano di una malattia che ha radici di malessere sociale, molti di questi, anzi la gran parte di questi, si vergognano, si nascondono in casa, le famiglie li coprono. Perché? Perché bisogna perché bisogna avere paura di questa cosa qui, di non accettare che sia una cosa che capita a loro, che sia un errore che fanno loro. Quante volte si dice a qualcuno che non ricorda cos'hai d'Alzheimer, come fosse una cosa brutta? È brutta sì, ma il problema che mi pongo, che pongo anche a voi, è di capire primo se ci sono delle soluzioni, e però non ce ne sono, perché la medicina non è riuscita a fare niente per questa malattia. C'è però un sistema che io ritengo possibile, anche supportato da neurologi e psicologi, che questa malattia si possa pur tuttavia affrontare,
In che modo? Con la socialità tra le persone. Invece di disperarsi, di diventare cattivi, di diventare irascibili, una uscita dal buio della demenza può essere e deve essere quello di stare insieme alle comunità. E questo è possibile nei piccoli paesi. Certo, nelle grandi città è molto più difficile. Da questo punto di vista, chi vive in un piccolo paese dove tutti si conoscono, dove tutti hanno le radici, quelle che ancora ci sono, dove ci si trova per caso, i vicini di casa, i rapporti di vicinato, ecco, quello è una terapia che non costa niente ed è quello la sola che può dare delle soluzioni. Quindi va vista, sentita, curata come in questo senso qui. Io posso dire per esperienza che ci sono delle possibilità anche tra neurologi e psicologi, dei quali qualcuno sono qui presenti, che la strada da percorrere per curare questa malattia è non stare soli, primo. Secondo, avere degli impegni, avere delle cose da fare, a cui credere. Trovare delle terapie. Terapie mediche non ce ne sono. Possiamo trovare delle terapie nostre, interne, dentro di noi. Per me la terapia è fatta di due cose. La vicinanza delle persone attorno a te, queste due cose. Uno, la vicinanza delle persone, e quindi i rapporti di vicinato, di comunità, che sono possibili nei piccoli paesi e non sono possibili nelle grandi città. Nei piccoli paesi dove tutti si conoscono, dove ci sono rapporti di parentele, dove ci sono conoscenze, dove ci sono radici, dove la gente è nata, è vissuta e poi è morta in quel contesto, beh, lì è già la terapia che va sostenuta e la terapia che può funzionare. L'altra terapia è quella di avere interessi, fare delle cose. Io scrivere, anche sbagliando, con la matita che scivola via, anche tentare e vedere che sbagli, ma fa niente, ripeto sempre le cose. Ma io quando scrivo so che rimane scritto e quello che è scritto non puoi toglierlo. La memoria può scomparire, ma quello che è scritto lo trovi.
E allora ho scelto questa terapia. Mi metto a scrivere. Faccio delle cose. Un altro può avere altre cose come terapia. Fare il falegname, fare qualsiasi cosa che dia interesse. Io ho scelto di scrivere. Di scrivere la mia vita. Io quando mi metto a tavola, prendo la clavio, comincio a scrivere un giorno dopo l'altro la storia della mia vita, per un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, per un anno, io per alcuni anni io sto scrivendo la storia della mia vita. Bene, io sto meglio, non costa niente. Però sto meglio, mi sto difendendo, perché ho una cosa che mi piace. Questa cosa che mi piace è la mia terapia, che sostengo che tutti quelli che hanno questa malattia dovrebbero usarla. Io uso una cosa che mi piace, la scrittura, ma per un altro può essere una cosa che gli piace di fare un altro lavoro. E quindi prendere, avere attività e quindi avere interessi, perché stai facendo qualche cosa. Di questa cosa se ne stanno accorgendo anche i psicologi, lo sto facendo io. Già all'ospedale di Voghera è stato aperto un anno e mezzo fa un'esperienza che si chiama Alzheimer Caffè. È un'esperienza costruita presso l'ospedale di Voghera, che attraverso i psicologi dell'ospedale metteva insieme un gruppo di persone malate appunto di problemi di cui stiamo parlando, ecco. E questo tipo di esperienza di fare parlare le persone insieme tra di loro, guidati dagli psicologi, un'esperienza che è già stata fatta a Voghera, che adesso è sparita, tanto per dire, per i problemi di mancanza di risorse che ci sono nella sanità, le cose che possono essere fatte e che poi non vengono fatte oppure vengono interrotte. Eppure questa formula per affrontare questa malattia è stata e lo è in tanti altri posti, imposta proprio in questo modo. Si può guarire o comunque rimandare là nel tempo, molto nel tempo, l'arrivo della, il non arrivare alla soluzione della decadenza cognitiva totale. Bisogna avere interessi. Io l'ho fatto scrivendo un libro, uno lo può fare facendo il meccanico perché gli piace la meccanica, uno lo può fare facendo da mangiare perché gli piace di cucinare, ma bisogna avere degli interessi, questa è una cosa. L'altra cosa è quello di stare in mezzo alla gente. Troppe persone che sono malate si vergognano e sono persone rintanate in casa. No, non bisogna farlo. Bisogna già stare sempre
insieme alle persone, perché a quel punto la persona ammalata non si trova a disagio. La persona ammalata a quel punto sa che ha la possibilità di avere dei rapporti di vicinato e di avere la possibilità di non cadere nella depressione. Questo si può fare in modo molto più facile nelle piccole comunità, come siamo noi. Io so bene che ho dei problemi. Io quando incontro qualcuno di voi, non ricordo poi chi è la persona che ho incontrato, però so che mi è vicino, però so che quella persona che ho incontrato sa che io sono ammalato e quindi non sono un reietto, perché se le persone attorno, io ho lavorato, come sapete, a Milano, ma queste cose di vicinato, di comunità, che sono possibili in una piccola città, in un paese, non sono possibili nella metropoli. E lì, nelle metropoli, che ancora di più evolve questa malattia. E allora bisogna curare la malattia, ma non bisogna avere dei farmaci. La cura è: sto con il mio vicino. Il mio vicino sa che ho questo problema. Se io mi perdo, so che qualcuno mi conosce e mi riporta a casa. Questo succede nei piccoli paesi e non succede nelle grandi città. I rapporti di vicinato sono quelli che può salvare chi ha la malattia di Alzheimer. Questa è una delle cose che si devono fare. Io a questo punto ho scelto appunto quello di scrivere. Però si può fare altre cose. Ho sempre presente e mi ricordo di un vecchio libro che ho avuto per mano per caso, un libro che parlava di un falegname della Scozia, e questo falegname della Scozia aveva riparato non più di fare aveva imparato a fare il calzolaio. Era in una piccola comunità, viveva da solo, era povero. E cosa aveva inventato? Poiché era diventato bravo a fare il calzolaio, questo diceva questo film, questo calzolaio aveva trovato una soluzione. Faceva scarpe. Faceva scarpe per tutto il paese. Lui faceva le scarpe per tutto il paese. Il paese era con lui. Lui sapeva che era protetto dalla comunità. E quella comunità era la sua salvezza. In quel periodo in cui si parlava di questo libro, era già stata scoperta la malattia che si chiamava Alzheimer dal nome di un medico tedesco che aveva per primo individuato e curato la malattia, che si chiamava appunto Alzheimer, da cui poi è diventato la malattia. Questo Alzheimer era, come dire, curato dal paese, quello era un paese piccolo. Io sono in un paese piccolo,
possa essere curato dalla comunità, non facendo delle scarpe, lo faccio in un altro modo, scrivendo. Io mi metto lì. Volevo aggiungere una cosa, che questo libro è stato reso possibile dalla presenza di Claudia, che altrimenti non avrebbe, cioè che ha sbobinato, scritto, riportato, tenuto anche un po' le fila di questo libro. Mi piacerebbe che anche Claudia dicesse due parole, ma non...